Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, ricapitolando brevemente quanto detto nella lezione 1, abbiamo detto che appunto le pietre una volta posate nel Goban hanno un certo numero di libertà consistenti negli incroci immediatamente adiacenti, che per mezzo delle pietre avversarie questi incroci possono essere ridotti e quando l'ultimo incrocio viene tolto la pietra viene catturata. Analogamente alla singola pietra, anche un gruppo di due o più pietre gode degli stessi diritti, per cui in questo caso abbiamo due pietre con sei libertà, e anche in questo caso, quando l'ultimo incrocio viene tolto, tutto il gruppo viene catturato. Abbiamo detto che le pietre catturate vanno nel proprio lato, perché alla fine della partita verranno conteggiate le pietre catturate nel computo finale dei punti che andremo ad ottenere facendo il territorio. Abbiamo anche detto che esiste una regola, che è la regola del suicidio, per cui dove abbiamo uno spazio in cui mettendo una pietra avremo già zero libertà sul nascere, questa mossa non è possibile. Avvalendoci quindi di questa regola, abbiamo spiegato cosa sono gli occhi, ovvero una forma, ad esempio di questo tipo, che ha due spazi che hanno questa caratteristica, ad esempio, permette al gruppo di non venire mai catturato, perché nessuna pietra potrà essere giocata in quanto ci sarà sempre una libertà che tiene vivo il gruppo. Benissimo. Comincia la partita sempre il nero, si gioca una volta il nero, una volta il bianco, e le pietre una volta posate sul goban non vengono più tolte né spostate, a meno che appunto non vengano catturate. Avevo volutamente tralasciato una regola particolare nella lezione precedente per non mettere, diciamo, troppa carne al fuoco. La regola in particolare è quella del ko. Si scrive K-O. Molti neofiti, quando leggono anche dei tutorial, vedono questo ko e lo scambiano per il K-O del pugilato, per cui non riescono a capire cosa significhi questa regola del ko. Allora ve la spiego io molto brevemente. Ho fatto queste due forme, di bianco e di nero. Qui abbiamo solo un piccolo gruppo isolato e il goban è vuoto, ma voi fate finta che esista questa forma e il goban sia già bello pieno di pietre giocate. Cosa succede? Che se io, per esempio, gioco una pietra di bianco qui, è in Atari, ok? Se non l'avessi ancora detto, quando io dico Atari, dico che una pietra, un gruppo di pietre, ha una sola libertà, quindi è a rischio di essere catturata. Quindi una pietra, in questo caso, che ha una sola libertà, è in Atari. Allora nero cosa fa? Gioca una pietra e la cattura. Però si crea una situazione strana, nel senso che bianco allora dice ok, ma allora io la catturo di nuovo. E via dicendo, si creerebbe un mulinello continuo che non finirebbe più. Quindi questo infinito, diciamo, viene gestito attraverso le regole del Go con questo enunciato, ovvero dopo la mossa di un giocatore, alla mossa successiva del giocatore successivo non si può ricreare esattamente lo stesso schema che c'era alla mossa precedente. Questo significa che se in questo caso ad esempio bianco cattura nero, nero, prima di poter giocare lì, deve prima giocare da un'altra parte. Bianco adesso quindi ha due opportunità. O di contrastare la mossa di nero, oppure di chiudere il ko.
poniamo che voglia contrastare la mossa di nero, per cui gioca qui. Allora nero adesso sì può fare questa mossa e catturare. Bianco, abbiamo detto, non può giocare lì. E allora va, per esempio, a giocare da un'altra parte del gobano. Nero reputa che magari non sia il caso di rispondere a quella mossa e chiude il corpo. Ed ecco che la situazione si è risolta con la regola del corpo. Nel Go, come in molte discipline giapponesi, esiste una scala di gradi per determinare la bravura di un giocatore. Gradi Q e gradi Dan. Generalmente un neofita, quando comincia, è trentesimo Q. Poi ci sono i gradi Dan che arrivano fino al nono Dan e poi c'è anche la categoria di professionista, ovvero chi gioca a Go per far tornei e per professione, quindi anche guadagnarci sopra dei soldi. E questi gradi appunto servono perché durante i tornei si abbia la possibilità di creare degli scontri in cui entrambi i giocatori siano più o meno della stessa forza. Quando nelle partite amichevoli questo non avviene, oppure magari c'è un giocatore molto bravo che vuole insegnare a un neofita a giocare, per dare la possibilità al neofita di provare le sue prime tecniche senza subire la frustrazione di venire schiacciato dalla tecnica del giocatore più esperto, vengono concessi degli handicap, vengono chiamati, ovvero delle pietre di vantaggio. Come potete notare, sia sul goban grande del 19x19, come anche nel goban piccolo del 9x9 e anche nel 13x13, certi incroci sono marchiati con un piccolo puntino nero. Queste si chiamano hoshi, ok, che significa stella in giapponese. E in questi hoshi viene posata una pietra sempre di nero, perché abbiamo detto che il giocatore che comincia è sempre il nero, e queste pietre vengono poste appunto per dare la possibilità a nero, che generalmente è il giocatore più debole, più che generalmente per tradizione è il giocatore più debole, di avere appunto un vantaggio significativo rispetto a bianco. Come metro di misura, una pietra di vantaggio viene data ad ogni grado di differenza. Per cui, ad esempio, se giochiamo una partita e noi abbiamo un grado di dodicesimo Q e il nostro avversario ha un grado di tredicesimo Q, daremo una pietra di vantaggio. Se il nostro avversario è un quattordicesimo Q, daremo due pietre di vantaggio. E via dicendo, fino a raggiungere 9 pietre di vantaggio. Quando il Go è nato una volta, c'era bianco contro nero, o nero contro bianco, in base a come si vuole interpretare la cosa, e chi vinceva, vinceva, punto e fine. In realtà, con gli anni, ci si è resi conto che nero, quando comincia, questa sua prima mossa intrinsecamente ha un valore, ha un vantaggio rispetto a bianco. E si è stimato negli anni che questo vantaggio sia di 6,5 punti, 6 punti e mezzo. Di conseguenza, se per assurdo la partita finisse così, ok, avrebbe vinto bianco 6 punti e mezzo a 0, in questo caso qui. Di conseguenza nero, durante la sua partita, deve raggiungere il gap necessario per superare almeno questi 6,5 punti. Questo virgola 5 è stato aggiunto perché non possa mai essere fatta una parità, cioè una partita non può mai finire a patta, magari di 0,5, ma vince o il bianco o il nero. Come ultimo argomento di questa seconda lezione, vi volevo spiegare un attimino quindi il concetto dell'apertura. Allora, l'apertura nel Go
è un tema molto complesso che non tratteremo in questa serie di corsi, che sono comunque dei corsi di base. Però è importante sapere una nozione fondamentale. L'apertura, che in gergo si chiama fuseki, generalmente si prevede di fare delle mosse che ci diano la possibilità di fare subito un abbozzo di territorio con quanta più semplicità si possa. In che modo questo viene fatto? Sfruttando gli angoli e i lati. Di conseguenza, una volta che gli angoli e i lati saranno ben determinati, si andrà verso il centro. Perché questo viene fatto? Vi faccio un esempio molto ma molto banale, però anche molto ma molto esplicativo. Ad esempio, io adesso sto mettendo in un angolo queste pietre. E adesso invece metto in centro al Goban queste altre pietre. Se voi notate sull'angolo in basso a sinistra, io ho totalizzato ben 4 punti. Ma quante pietre ho giocato? 5 pietre. Con 5 pietre ho fatto 4 punti. In questa forma centrale ho totalizzato sempre 4 punti. Ma quante pietre ho giocato? Ecco, questo è il concetto del perché si tende sempre ad aprire partendo dagli angoli e camminando poi nei lati. Perché gli angoli ci aiutano con poche mosse ad avere degli abbozzi di territorio molto più grandi di quelli che si potrebbero fare in centro. C'è anche poi tutto un discorso legato alla difendibilità, che tratteremo probabilmente più avanti. Vedete, già in un lato, per poter ottenere sempre i miei 4 punti, ho dovuto giocare già molte più pietre di quelle che sono riuscito a giocare qui. Se voi avete già cominciato a giocare, magari con qualcuno un po' più forte di voi, avrete già visto che le prime mosse si fanno per l'appunto generalmente sempre ai lati, con delle varianti che dipendono poi, scusate, dipendono poi dallo stile di gioco che è ognuno. C'è chi apre aprendo quindi sull'osci, c'è chi apre invece mettendo magari una pietra su questa posizione qui, 4-3, che si chiama Komoku. C'è chi invece un po' più prudente apre in questa posizione qui, che è San-San, si chiama. Però generalmente le aperture si fanno così. E poi di conseguenza ci si estende per andare a creare le posizioni prima d'angolo e poi magari camminando a crearsi il lato. Quando i lati e gli angoli sono pronti, un po' alla volta si arriva in centro. Ve l'ho detta in modo molto veloce per farvi capire il concetto generale. In realtà il fuseki ha tutta una serie di pratiche, per cui con invasioni, con dei joseki, che saranno delle cose che vi spiegherò più avanti, che si fanno negli angoli, che rendono comunque l'apertura un processo arduo da affrontare quando si ha una conoscenza abbastanza approfondita del gioco e, come noi, anche il nostro avversario. Ed il bello alla fine sta proprio lì. Grazie quindi ancora per aver rinnovato la vostra pazienza e volontà di seguire questo corso, e ci vediamo alla prossima lezione, dove tratteremo dei temi di strategia basilari, ma che ci permetteranno già di vedere la differenza rispetto alla nostra precedente situazione.